Siamo in compagnia di Yon Di, ti chiedo subito le impressioni, cosa ne pensi della giornata di oggi prima di entrare dentro altri temi? Guarda, è stato molto bello, sento molto l'entusiasmo della gente ed è bello che sia sempre più abbracciato questa cultura ed avendo fatto il DJ già da K-pop DJ per ormai una decina di anni ho praticamente visto diciamo l'evoluzione di questi eventi ed è bello che sia sempre più grande, sempre più popolato. Sì. Visto che la musica è cultura, no? Rispetto al K-pop, musicalmente parlando, che differenze culturali hai trovato? Allora, questo è un po' difficile perché varia sempre. Ci sono, ad esempio, facendo il DJ, ci sono delle volte che ci sono delle città che preferiscono un po' di più il K-pop, ma un po' più verso il hip-hop. Ci sono città che piace più quello proprio pop, molto vivace, altri un po' misto tra hip hop e dance. Quindi riguardo al mio lavoro è sempre una, diciamo, una ricerca, o meglio dire devo sempre stare attento a vedere cosa vorrebbe il pubblico, che ogni serata cambia. Questo sì. Come DJ hai viaggiato molto, hai fatto varie esperienze lavorative, ci puoi raccontare qualcosa, come ti hanno cresciuto proprio queste esperienze? Ah guarda, sì, ho viaggiato tantissimo, è una cosa che mi piace tanto di questo lavoro. Prima era soltanto a Milano, poi ho iniziato a viaggiare anche in Germania, soprattutto a Francoforte e poi in diverse altre città in Germania, Berlino, Monaco di Baviera, Mannheim. Stato anche Milano, tanti, sì, ho iniziato praticamente a Milano, anche qualche città in Svizzera, uno degli ultimi è stato a Parigi, poi qua in Italia, anche qua a Catania. Guarda, è bello anche per il fatto che viaggiando è bello vedere come, ad esempio in Germania, cosa piace al pubblico del K-pop, la differenza, c'è un po' di differenza. Però la passione per il K-pop è sempre lì ed è bello. È bello vedere anche, diciamo, le preferenze della musica, perché ad esempio ogni città è un po', tende un po' più su questo genere o questi gruppi, un'altra città un po' verso altri gruppi. È sempre curioso vederli, queste differenze. Ecco, per chiudere un ultimo messaggio agli appassionati di K-pop, cosa ti senti di dire agli appassionati, un messaggio, se vuoi mandarlo? Beh, continuate a appassionarvi per la musica, perché anch'io lo sono. È bello perché poter esprimersi liberamente o quasi liberamente, alcuni artisti non tanto, però che possono dare il loro arte, trasmettere la loro arte con la musica, anche con la loro cultura. Quindi questo è molto bello. Quindi per me continuate sempre. Direttamente dal palco del Lucky K-Day, un annuncio importante per gli appassionati. Allora, stasera io e Dovi faremo uscire un nuovo brano che ho prodotto io, che si chiama For Me. Questo è un brano che abbiamo fatto così un po' a caso, ho fatto sentire lui delle mie basi, uno gli è piaciuto e abbiamo registrato ed è uscito un bel brano, molto hip hop. Come artista, come cantante, lui si fa chiamare Aura. Quindi stasera ci sarà la nuova canzone di Aura, For Me, direttamente qua al Lucky K-Day.